Mille modi per comunicare, ognuno con il suo stile attraverso un'istantanea. Un gioiello della fotografia che ferma il tempo e ne riavvolge il nastro, e ad ogni scatto è storia. Fa questo effetto Polaroid nel caso di ISU 600 in mostra al Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza, che per tre giorni ha esposto lavori dei più disparati Polaroiders ed ha raccolto un pubblico di nicchia nei suoi workshop, conclusi con una passeggiata a tema per le vie del suggestivo centro storico. Un mondo quindi tutto da scoprire che attraversa epoche e e di ritorno al contemporaneo diventa la fine di un viaggio. Polaroiders Italia è un network online dove c'è una condivisione online dei propri scatti che, come un classico social network di adesso, cerca di riunire gli appassionati e i fotografi che utilizzano questo strumento che è la Polaroid, che è anche un momento di aggregazione con i vari ISO 600, questa di Cosenza che è un ISO 600 on the spot, in pratica non è una collettiva, un festival, ma è una mostra con dei workshop, con delle attività. È un linguaggio artistico la Polaroid, non può essere più paragonato alla fotografia commerciale, con l'utilizzo soltanto comunicativo da social network, ormai è, una, è un linguaggio artistico, ognuno eh, usando mm, pellicole particolari, manipolando la pellicola o semplicemente scattando con una Polaroid che ormai è imprevedibile, ha un'imprevedibilità, un'imperfezione che la rende unica, cosa che la fotografia digitale non ha più o non ha mai avuto più che altro. L'imprevedibilità mi rende eh, complice di un processo che dove è chimico ma... Anche il processo chimico diventa artistico in questa situazione. È un pezzo unico, una cosa che manca adesso: l'unicità. Ormai il mondo fotografico e artistico alla replica, alla massa.